Ciao ragazzi, io sono Emanuele, bentornati su questo mio canale dedicato alla fotografia e al videomaking. Come da titolo oggi sono qui per parlarvi della fotografia di un altro film di Quentin Tarantino e la cui fotografia è stata curata ancora una volta da Robert Richardson. Sto parlando di Django Unchained. Prima di partire vi invito a iscrivervi al canale se non siete ancora iscritti e ad attivare la campanella per ricevere tutte le notifiche ogni qualvolta pubblicherò un nuovo video. Ma adesso bando alle ciance e partiamo. Tarantino ha girato Django Unchained in pellicola e in formato anamorfico con un rapporto di aspetto di 2:41. Sono stati usati gli stessi obiettivi Panavision primo usati per Bastardi senza gloria, con in aggiunta la serie anamorfica E. Tarantino ha frequentemente utilizzato focali larghe, che sono peraltro le sue preferite, tra il 40 mm e il 50 mm. Per citare lo stesso Robert Richardson, a Quentin non piace la separazione tra primo piano e sfondo che crea una lente lunga. Quando poi si lavorava con una luce più morbida, Richardson ha preferito usare i Panavision primo rispetto agli anamorfici della serie E. Le lenti anamorfiche infatti ammorbidiscono molto ciò che inquadrano, ma Richardson, pur utilizzando un'illuminazione morbida, voleva comunque cogliere alcuni dettagli. Per questo ha optato per i primo. Per il film è stato sfruttato anche il processo Adjustable Contrast Enhancement, processo di ritenzione dell'argento che tende a rendere i neri più corposi. Processo usato al 50% soprattutto nella prima parte del film, con l'intenzione di creare un look desaturato con neri più profondi. Quando poi Django e Schultz viaggiano verso sud, questo processo è stato abbandonato e il risultato è stato un aumento della saturazione. Così facendo, Richardson ha spezzato in due, fotograficamente parlando, il film. E per utilizzare le sue stesse parole, quando prende come riferimento i processi Technicolor, per la prima parte si cercava un aspetto terroso, tipico del British Technicolor, mentre per il sud si è cercato un aspetto più saturo, tipico del High-B Technicolor. D'altronde la piantagione di Candyland è in Mississippi, una delle regioni più calde degli States. Anche per questo il film qui assume un tono cromatico molto saturo. Dal punto di vista dell'illuminazione non manca, naturalmente in questo film, il tipico stile di illuminazione di Robert Richardson, la Halo Light, una forte luce che proviene da dietro che stacca letteralmente i personaggi dallo sfondo. E anche in questo film Richardson fa fede al principio dell'illuminazione emotiva, ovvero dell'utilizzare in ogni singola scena l'illuminazione che rende di più. Anzi, non solo in ogni singola scena, in ogni singola inquadratura, anche se a volte si perde la continuità. Ad esempio, in questa scena nel bar c'è una luce forte sul tavolo che poi poco dopo non c'è più. Guardiamo anche al dialogo con lo sceriffo. Negli esterni diurni con scene in pieno sole, spesso si cercava di posizionarlo, il sole, dietro agli attori quando erano allo scoperto, altrimenti si girava nelle aree boschive. In entrambi i casi la luce del sole veniva diffusa, come si può vedere nei filmati di backstage. Nei primi piani poi si toglieva un po' di luce dai volti per creare un leggero contrasto, sfruttando la negative fill, ovvero grandi panni neri messi vicino agli attori che tolgono luce da un lato del volto, andando a creare un po' di contrasto. Quando poi Robert Richardson voleva ammorbidire un po' l'immagine, sapete cosa utilizzava? Delle calze sistemate sull'obiettivo. Ed è una tecnica che molti videomaker utilizzano. Ciò è stato fatto principalmente per le scene ambientate nel sud, per ridurre leggermente il contrasto generale e conferire una particolare resa alle alte luci. E per tornare al tipico stile di illuminazione di Richardson, ovvero la Halo Light, vediamo nella prima scena del film questa forte backlight che fa emergere le figure dei personaggi dallo sfondo. E poi vediamo l'utilizzo di una luce rimbalzante per illuminare i volti, come si vede del resto qui nel filmato di backstage. E in più la luce viene tagliata con alcune bandiere per indirizzarla all'interno dell'inquadratura e non averla operante sull'intera immagine. Per arrivare invece poi alla bellissima scena al chiaro di luna con l'attacco degli uomini incappucciati di Big Daddy, Richardson ci ha pensato molto a come poteva illuminare questa scena, anche perché si trattava di un paesaggio abbastanza vasto da inquadrare. Ha scelto di illuminare la scena con un effetto luna dall'alto, montando due gru issate a quasi 30 metri con due telai 12x12 metri con 24 space light da 3200 gradi Kelvin, diffuse con dei panni di tessuto sintetico. Per quanto riguarda gli interni, invece, come luci pratiche sono state utilizzate candele, lampade a cherosene e lampade a olio di balena, come nella scena al Cleopatra Club.
Le luci pratiche poi, e dunque l'illuminazione generale, sono state rinforzate con lanterne cinesi con all'interno lampadine domestiche da 300 watt dimmerate per aumentarne la temperatura colore. Mi piacciono molto le lampadine dimmerate perché emettono una luce delicata, un bagliore grande e morbido. Per quanto riguarda invece i movimenti di macchina, Tarantino e Richardson hanno optato per due differenti approcci. Negli esterni Tarantino rimarca la cifra stilistica di Sergio Leone con frequenti zoom che imitano i push-in tanto cari agli spaghetti western, mentre invece gli interni, soprattutto a Candyland, hanno un look da film degli anni 40, più elegante, con riprese realizzate sfruttando crane e dolly. L'ispirazione arriva da film di Max Opus come L'esilio e Lettera da una donna sconosciuta. Questi film erano caratterizzati da elaborati ed eleganti movimenti di camera, con un uso complesso della gru e carrellate spesso circolari. Guardiamo ad esempio a questa scena di Django Unchained, con la telecamera che segue Steven mentre attraversa la cucina e poi si sposta nella sala da pranzo. Richardson è su un crane GF8 con l'obiettivo impostato a 80 mm. Il crane scende lungo tutta la tavola per poi ruotare attorno all'estremità e infine inquadrare Django in primo piano di profilo. Questa sì che è eleganza nei movimenti. Chi vi ricorda? René Ferretti. Dai! In Django poi abbiamo tantissimi quick zoom che ho citato poco fa, spesso sottolineati da un effetto audio che ne esalta l'effetto visivo. Si può quasi dire che sei un negro. Ma non solo zoom, ma anche push-in, avvicinamenti di camera. Possono sembrare la stessa cosa, però con lo zoom noi muoviamo la lente, mentre col push-in muoviamo la camera, e quando muoviamo la camera cambia la prospettiva dello sfondo, diciamo, e c'è una notevole differenza. E non mancano naturalmente poi le angolazioni dall'alto, molto amate sia da Tarantino che dallo stesso Robert Richardson, così come è presente anche qualche silhouette. Per cui, che dire della fotografia di questo Django Unchained e più in generale della fotografia di Robert Richardson? Riprendo le parole di Tarantino quando dice: adoro la fotografia di Bob, amo la sua atmosfera, adoro le sue calde pozze di luce, ha portato il mio lavoro a un livello diverso. E su questo sono assolutamente d'accordo, ragazzi. E a voi? È piaciuta la fotografia di Django Unchained? Più in generale, vi piace la fotografia di Robert Richardson? Come sempre lasciatemi un commento qua sotto, lasciate un bel like se il video vi è piaciuto, condividetelo, iscrivetevi al canale e mi raccomando attivate la campanella per ricevere le notifiche quando caricherò un nuovo video. E ragazzi, a me non resta altro che ringraziarvi della visione. Ci vediamo ai prossimi video. Ciao a tutti!